Suonare con la tastiera del computer non è tanto comodo. Vabbè, oggi parliamo dei software instrument, delle tracce che ospitano le informazioni, i suoni e le note MIDI. Possono essere registrate disegnandole direttamente a schermo o suonate appunto tramite la tastiera del computer o meglio attraverso uno strumento esterno come una tastiera MIDI o un controller USB. Le note così registrate puoi riascoltarle poi attraverso un expander, un modulo sonoro esterno, o facendole suonare attraverso un plugin di Virtual Instrument. Apro un attimo una parentesi di servizio. Fino ad ora, ho sempre mostrato le scorciatoie di tastiera, i key commands, di tutte le funzioni più o meno citate. Non se ne può più, andando avanti cercherò di non ripetere quelle consuete che ormai dovresti averle acquisite e mostrerò solo quelle nuove o quelle proprio specifiche del tema trattato nell'episodio. Ora andiamo a fare la conoscenza dei software instruments. Minchia, che inglese di merda! Ci vediamo in plancia. Sì, vabbè. Volevo dire in sessione. Niente, mi vedo troppi Star Trek. Dai, procediamo. Completare il discorso sui key command, voglio precisare che io faccio riferimento a quelli predefiniti, ma volendo puoi anche personalizzarli. Li trovi tutti nel pannello che puoi aprire dal menu Logic Pro, Key Commands, Edit. Di questo però ne parleremo poi approfonditamente in futuro in un episodio dedicato. Uno strumento software si registra su una traccia di tipo software instrument, appunto, nella tracks area. La registrazione appare come una regione MIDI sulla traccia dello strumento software selezionato. Prima azione da fare, quindi, è la creazione di una traccia. Lo facciamo in questo project che avevo preparato appositamente per questa serie di tutorial, l'abbiamo già incontrato in un episodio precedente. Per creare la traccia, clicca sul pulsante Add Tracks. Se non è già selezionata, clicca su Software Instrument nella parte superiore della finestra di dialogo New Tracks. Dal pannello Details puoi scegliere di caricare uno strumento nella Channel Strip, che per ora però lascio vuota. Seleziona Open Library solo per comodità, perché poi dalla library potremo scegliere una patch e quindi uno strumento. Assicurati che nel menu a comparsa Audio Output a destra sia selezionato Output 1-2 e che sia corretto il device di output. Di tracce ora ne creiamo una, ma cambiando il numero nella finestrella Number of Tracks potremmo anche creare con questa azione più tracce. E per finire fai clic su Create. Vediamo così che è apparsa la nuova traccia nella tracks area e si è aperta la library. A questo punto possiamo scegliere un suono da associare alla traccia. Come abbiamo già detto, Logic Pro dispone di una grande quantità di strumenti software di qualità professionale, inclusi sintetizzatori e tastiere di ogni genere, chitarre, batterie, archi, fiati, strumenti Word e tanta altra roba che per ora sceglieremo dalle liste di patch presenti nella library, che possono anche richiamare però software di terze parti installati come plugin. Una patch è una sorta di super preset di Logic, contiene lo strumento e i suoi preset, gli effetti e i relativi preset degli effetti, oltre alle impostazioni di routing. Quindi ora dalla library scegli una categoria a sinistra e una patch a destra. Nella Channel Strip puoi vedere, come dicevo, lo strumento, gli eventuali effetti e le impostazioni di routing. Puoi ascoltare le varie patch suonando una tastiera o un controller MIDI collegato per trovare quella che desideri utilizzare. In alternativa puoi anche attivare come strumento la tastiera del computer aprendo la finestra Show Musical Typing dal menu Window.
Se la tua tastiera musicale è dotata di pitch bend e ruote di modulazione, prova a spostarle mentre suoni per vedere come cambia il suono. La stessa cosa vale per altri controlli come fader, manopole o drum pad. Prova ad usarli tranquillamente. Scelto uno strumento che poi dopo aver registrato puoi anche cambiare, ora puoi finalmente cominciare a prepararti per registrare. Accertati innanzitutto che sia selezionata la traccia su cui vuoi registrare. Chiudo la library che non ci serve più per ora. Ora quindi spostiamo la testina di riproduzione nel punto in cui vogliamo andare a registrare. Io registrerò le battute a partire dalla 33 alla 40, quindi posizioniamo qua la testina. Anche per la registrazione di strumenti software, come abbiamo già visto con la registrazione audio, puoi usare il metronomo per mantenere il tempo e il count-in per farti dare l'attacco. Se attivi il count-in, tieni conto che la registrazione partirà dopo un pre-count di una battuta o anche di più battute se hai cambiato i settaggi. Per avviare la registrazione, quindi fai clic sul pulsante Record nella control bar. Vedrai che la registrazione appare come una nuova regione di strumento software sulla traccia già durante la registrazione. Alla fine fai clic sul pulsante Stop, sempre nella control bar, per interrompere la registrazione. Ecco, ora possiamo andare a riascoltare la registrazione. Le regioni MIDI così create puoi organizzarle nella Trex Area. Per esempio possiamo duplicare questa regione e possiamo modificarle nel piano Roll Editor o nello Score Editor o altri editor. Ma questo sarà tema di approfondimento nei prossimi episodi.